domanda agli esami al più tardi possibile. Meglio una sartina oggi che un esame domani. E secondo un detto di Galeno ed Esculapio, nonché della scuola salernitana, melius asinus vivus quam doctor mortus. Leone, esecutore delle alte opere, in alto la mannaia. Un momento, ma io non posso più pagare niente, devo ancora comperarmi le dispense, cari miei. Disgraziato, ma non lo sai che le dispense si vendono, ma non si comprano. La poesia. L'uccellin che fa pio pio si posa sul verbo mio, annunciandomi il taruccio nel suo stile leggiadruccio. Pi pi pi, sai, c'è la festa, metti dunque i fiori in testa. Pi pi pi, corri a Torino, prendi parte a quel festino. Vieni avanti, corri qui, vieni a far con me. Pi pi. Come si è conciato, che ridicolo. Ma il leone, poveretto. Hai un papino fantasma. Non potrei dire ai posteri che questo pappone l'ha fatto trovato morto. Ma si fa tardi. Vabbè, arrivederci, signor Leone. Tante cose. A presto, a presto. Ah, un momento. Vediamo. Ecco, signorine belle. Chi sono? Come le conosci? Carine, eh? Non vorrai farci credere che sono due avventure, eh? Forse che sì, forse che no. Ma smettila, farabutto, perché non ce l'hai presentate? A voi altre due! E vuol dire che ci presenteremo da soli. Dove l'hai incontrata? Dove l'hai conosciuta? Poi no! Non ve lo dirò mai e poi mai! Guardalo là. Ah, ma bravo il signor Quattrocchi. Ma bravo. Bene, bene. Dì, però ho buon gusto per l'animale di leone, non saprei quale scegliere. Ah, non romperti la testa che ho già scelto io. Quella col pellicino. E io piglio l'altra che mi piace di più. Fatto concluso.
No, no, non così. Guardate, fate così. Non mi lasciare. Non mi lasciare. Coccolo. Ma cosa fate? Che cosa ne posso se non so pattinare? Ho bisogno di una maestra. C'è un bravissimo maestro. No, non mi piace, mi piacete voi. Sfacciato. Sono 3 mesi che vi seguo. 3 mesi? Mm? 3 mesi fa ero a letto con la scarlattina. Oh, guarda che combinazione, io avevo il morbillo. Un giro? Ma se non sapete. Beh, proviamo. Brutto cretino! Dite a me? Io non vi conosco, signore. E misurate le parole. Ma chi è quel maleducato? È uno del 4° anno di medicina, si chiama Mario. Che antipatico! Stupido! Vi accompagno in porto. No, grazie. Vado da sola. Villano! Se non mi chiedete scusa, non vi tiro su. Ho già detto di andarvene. Quando è così, arrivederci. Andiamocene via di qui, non si può nemmeno parlare. Ma c'è la mia amica. Ci penserà Mario, non chiede di meglio. Fate presto voi ad aggiustare le cose. Allora, andiamo? Beh, aspettatemi. Ciao Dorina, io vado. Dove? A casa. Mi accompagna quel giovanotto, tanto simpatico. E io? Vi accompagno io, signorina. Ecco, bravo, benissimo, signor Leone. Ciao Dorina. No, grazie. Vado da sola. Ma come? Come? Signorina! Aspettate, vi accompagno io! Attacca, attacca, sai! L'accompagno a casa, sotto a te, eh? Ciao! In bocca al lupo! Signorina Dorina, va! Grazie, signor Leone. Arrivederci. Come arrivederci? Ah, aspettate, vengo subito! Vengo subito! Hai un francobollo da 4 soldi? Ah, sei tu, rompiscatole. Un francobollo a quest'ora. Devo avere due da 10 centesimi. E lascia fare. No, i soldi no, eh. Ecco qua. Ciao, Leone. Sei sempre un caro amico. Ecco fatto, signorina Dorina. Vengo subito da voi. Che animale. Prendiamo quella carrozza. Psst. Ah, no, signorino bello. La carrozza non mi piace, corre un po' troppo. Andiamo a piedi. Chi va piano? Va lontano. Siete un maleducato. Andate per i fatti vostri. Ma non posso permettere che una signorina carina come voi giri sola a quest'ora. Meglio soli che male accompagnati. Male accompagnati? Dipende da chi. Sono Mario Salviati, studente in medicina. Ma le ferite che fanno i vostri occhi a quelle all'università non mi insegnano a curarle. E se ne può anche morire, signorina. Pensate poi che rimorso. Andate al diavolo. Ma non di questo passo, sennò ci arrivo col cuore in gola. Allora a domani. Come vuoi. A mezzogiorno, sotto la sartoria. Buonanotte. Come buonanotte? Allora buongiorno. Andiamo. È così che si salutano gli amici. Sta buono che ci vedano. Per Madame Isela. Oh, grazie. Ne vuoi un po'? No, lasciami finire. Ho ancora poche battute. Te! 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 Il diavolo! Grazie, ci hai dato partita! Cretino! E adesso paghi tutto tu. Dovevi giocarlo prima, quel diavolo. Non ne indovino una. Silenzio! È nato un capolavoro. E adesso trovatemi il titolo. Sì, Vasino d'oro. Ma smettila, è un valzer d'amore. Vorrei un nome di donna. Giovanni, tu l'hai tirato. Vasiliola. No, D'Annunziano. No, 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 un altro. Un nome di donna? Carolina Invernizio. Tu sta zitto. Tu pensa a pagare. Soldi. Oddino, senti, perché non lo chiami Malombra? Malombra? Sì. Ecco, perfetto.
Vieni, Mariuccia. E se vendo Malombra all'editore, questa sera si beve. Tutti invitati a casa mia. Oh, bene. Hai inteso che ci vieni anche tu? A casa tua? Naturalmente. Arrivederci. Arrivederci. Carlo. Vengo subito. Beh, com'è andata ieri sera? Incanto. Bacio sul portone, arrivederci e grazie. Oh, a mezzogiorno mi aspetta l'uscita delle Dea Abate. Io invece, Jasco. Eh? Punge come un riccio la signorina. Ma va. Ma non è ancora detta l'ultima parola. È carina. E mi piace. Di, e chi è che ti piace? Chi è? Il pescatore di Chiaravalle. Ma vattene, chi t'ha chiamato? Che spirito. Otto, sia propingo il mezzogiorno. E io ho certe cosucce per le mani. Altro che le vostre spince. Addio, pescatore di Chiaravalle. Beh, mezzogiorno, è meglio che ce ne andiamo anche noi, eh? Io no. Come no? Io ho preparato uno scherzetto alla signorina. Se va. Cosa, che scherzetto? A me è sembrato simpatico, a me no. Troppo sfacciato, troppo sicuro di sé. Mi ha preso per una burattina. Anche tu però sei stata troppo superba. Io non voglio essere lo zimbello di nessuno. Emma, Dorina, su, che le due dovete essere puntuali. Vogliono tutta la roba pronta per quel ballo dei San Mauro. Sì, va bene. Vedrai, adesso ci sarà giù anche lui. Se è venuto vuol dire che non amo proprio, da come l'ho trattato ieri sera. Non mi sembra un tipo che si scoraggi. Ma se c'è, non mi volto nemmeno un momento a guardarlo. Trova scarpa per il suo piede, il signore. Ragazze, su, è mezzogiorno. Non ti avvilire, insisti! Buongiorno. Allora andiamo, Emma. Ti offro il punto a mes da Carpano. Andiamo. E voi, signorina, volete favorire con noi? No, grazie, a me il vermouth toglie l'appetito. Aspettate qualcuno? Io? Nessuno. Ah. Con permesso. Ciao, Emma. Addio, Dorina. Buongiorno. Ancora qui. Ma siete matto? A quest'ora, con tutti i vicini che ci vedono. Se vi pesca mio fratello. Ma insomma, non volete capirla? Questa è una casa rispettabile. Ci conoscono tutti. Io sono una ragazza del bene. Lasciatemi in pace. Chiamo gente. Chiamo mio fratello. Buongiorno, madama Zenobia. Sarà Dorina. Madama Zenobia, buongiorno. Buongiorno, giovinotto. Siete un bilanzone, vi compromettete davanti agli inquilini. Basta. Buongiorno, signor Salviati. Proprio adesso mi domandavo, com'è che non arriva? Dorina, ci sei anche tu? Vi presento mia figlia Dorina. Tanto piacere. Ecco le chiavi. Portone da basso e porta di casa. Lusso lo sapete bene che non ce n'è, ma come pulizia posso garantirvi. E anche la tranquillità, ci starete bene per studiare. Non faccio per dire, ma vorrei che ci fosse qui la vostra mamma. Sarebbe contenta. Se vi manca qualche cosa, è la prima volta che affittiamo. Potete bussare qui, come vi ho detto questa mattina, siamo uscio. Le valigie le ho aperte io, come mi avevate detto, e ho messo tutto in ordine. Allora mi raccomando, come se foste in casa vostra. Grazie, signore.
Grazie, mamma, basta. Perché tieni il broncio? È tanto tempo che siamo d'accordo ad affittare la tua camera. 20 lire al mese per noi non sono da buttarsi via. Ciao, mammetta. Ciao, Citi. Riposa, riposa un po'. Sto brava. Signorina Dorina, non volete proprio perdonarmi? Non volete che facciamo la pace? Almeno un armistizio, visto che abitiamo sotto lo stesso tetto. Vostra madre mi ha considerato come un figlio, ora io non vi chiedo di considerarmi proprio come un fratello, tanto più che poco fa, per farmi paura, ve ne siete già inventato uno. E datemi la mano, signorina Dorina. Dori. Oh, Mimì, che faccio tardi? Due o tre, ma per poco. E tu? Io? Mai. Ti sembrerà strano, ma è così. Dorina. Mario. Ho da dirti un segreto. Sai, mi sei piaciuto fin dal primo momento. Ma io non volevo cedere. Eri troppo sicuro di te. E poi... hai saputo inventare quel diminutivo così grazioso. Dori. Dori. Io volevo resistere. Ma io ero sicura di piacere. È proprio vero che pensi sempre a me? Oh, Mario. Anche quando non lo sai, tutte le mattine prima di uscire vengo vicino alla tua porta. Ti mando un bacio. E sto in ascolto. Ecco perché al mattino sogno il paradiso. Vedi, sono 2 anni che non vivo che per te. 2 anni, 10 esami. Anatomia, fisiologia. Materia medica. E tanti, tanti baci dalla mia Dorina. Ma sei pazzo? Mm-hmm. Di chi sei tu? Di Mario Cattivo. Di... mi vuoi bene? Più che alla mia laurea. Oh. È molto, sai. 6 anni di lavoro e di lavoro sul serio. E io, senti, voglio più bene a te... che? Che al cinematografo. Ah, davvero? Sono commosso e tante grazie. Arrivederci, signorina. Sì, sì, che al cinematografo, che i miei 2 vestiti nuovi, che il mio manicotto bianco, che al teatro, la bohème, al ballo, la giostra. Troppo, soffoco. No, scherzavo, sai. Ti voglio bene sul serio. Per te farei tutto, ricordatelo. Anche delle cose cattive. Oh!
Come dici, cara? Dico che è un ragazzo di fegato. Per carità, non parliamo di fegato coi miei calcoli. Bravo! Elena, Lucia. Eccomi. Un'altra tazza di tè? Subito. Nessuno. No. Ah. Oddio mio. Ecco, ora siamo completamente soli. Chiusi. Se non avessi veduto la vostra porta aperta. Sarebbe stato un vero peccato. Oh, scusate. Non ne posso più. Ho corso tanto. Riposatevi. Qui nessuno vi disturberà. Nessuno vi raggiungerà. Grazie. Ma ho tanta paura. Fidatevi di me. Io sono un bravo ragazzo. Sedetevi. Sedetevi. Prego. Non potevo più risalire. Venivo dalla chiromante. Ero inseguita da un uomo che non volevo mi vedesse. E appena ho visto la vostra porta aperta, non ho più pensato che a nascondermi. E sono entrata. Per favore, datemi da bere. Oh, subito. Che cosa posso offrirvi? Un po' d'acqua. Volete? Sì, grazie. Un momento. Bucale con un po' più di riguardo le tue calze. E come, non sei al lavoro? No, oggi solo mezza giornata. E io invece ho tanto da studiare, scusa. Ho sete, un bicchiere d'acqua. Non hai trovato niente in camera? Ah, sì, grazie. Scusa se sono così nervoso, ma domani ho l'esercitazione pratica di patologia. Un bacino. Dorina, la mamma ci può vedere, io ho tanto così di dispense. Scusate, ho fatto scorrere un po' l'acqua per averla più fresca. Ecco, è purissima. Grazie. Ma che cosa penserete di me? Penserò che avete sbagliato piano. Molto delicato. Alzate pure il velo. Ah, no. Credete forse che io voglia conoscervi per... Tenete pure il velo abbassato. Perdonatemi. Siete arrabbiato con me? No, affatto. Sì, invece, perché una briciola di curiosità dovrete sentirla pure voi. Una briciola, una montagna dovete dire. Il mio è un supplizio di tantalo. Ma vi ho detto che sono un bravo ragazzo e ora ne sono pentito. Oh. Sì, perché vorrei vedere, sapere. Sentiamo, preferite sapere o vedere? Vedere. E se poi aveste una delusione? Ah, impossibile, sono certo di non ingannarmi. E poi un uomo vi inseguiva, quindi siete bella.
perché ridete? Volete sapere, per esempio, chi era l'uomo che mi inseguiva? Sì, chi era? Era una bugia. Come? Una bugia? Sì, nessuno mi inseguiva. E allora? Allora sono venuta per curiosità. Vi ho visto ieri dal terrazzo del San Giorgio. Siete stato magnifico. Oh, per carità. Ma dal momento che mi avete detto delle cose tanto carine, non volete proprio lasciarvi vedere? No, ora no. Semmai, questa sera. E dove? Vado al Carignano. Sarò in un palco di proscenio. Sola? Avrò un vestito di seta bianca e porterò dei fiori. Questi? Questi, grazie. Siete contento? Felice. Però siamo intesi. Voi mi giurate di non dire a nessuno. Ma a nessuno. Me lo giuro, signore. E poi sono dottore. Sa tenere il segreto professionale. Professionale fino a un certo punto. Signor Mario, mio Dio. Aprite. Non ti metti, signora. È la figlia della padrona di casa. Aprite la porta. Allora al Carignano. Lasciatemi andare. Stasera. Sì. È andata via all'improvviso. Ha detto che era inseguita e non so altro. Bugiardo. Ho sentito, sai. Ho sentito. Hai detto, a questa sera al Carignano. Ci vai. Ci vai. Ma no. Voglio sapere chi è quella signora antipatica. Ma lasciami studiare, ti prego. Ti picchierei dalla rabbia. E fai pure. Non sarà stata mica una di quelle? Sì, era una di quelle. No, no, non può essere. E allora era una di quelle altre. Non vorrei mica farmi credere di essere l'amante di una signora così ben vestita, con l'automobile. Chi lo sa? Mario. Mario, giurami. Non giuro niente. E quando fai i capricci non mi piaci. Ah, li chiami capricci? Perché ti voglio bene. Perché voglio sapere chi è quella signora, mi tratti così. Mi insulti. Ti insulta, ma sei matta. Tra poco sarei anche capace di alzare le mani su di me. Ma sei matta sul serio? Sì, matta. Dammi i fiori che ti ho dato. Ma... quelli che avevo messo qui. Non li ho più. E dove li hai messi? E li ho mangiati. Sei un pazzo, un impostore. Li hai dati a quella signora, eh? Li ha dati a lei. Ma con che diritto? Ma chi ti credi di essere? Il mio padrone, forse. Ma se lo vuoi sapere, io non so che cosa farmene di te. Ne trovo 100 più belli di te. Se mi affaccio alla finestra, in 100 guardano in su. E quando voglio. E non mi importa più nulla di te. Più nulla. Più nulla, capisci? E io che ti volevo così bene, che tutte le sere pregavo per te. E va via, eh? Va via. Ora pregherei Dio che ti faccia crescere un bitorcello sul naso. Così non piacerei più. E io regherò. Viverò tanto. Ma no, Dori, no. Va via, ti ho detto. Va via. Perdonami, sì, buono. Ti voglio bene, Dori. Dori mia. Ti odio. Ah, siete voi. Buongiorno. Ciao, Mario. Dorina, buongiorno. Siamo venuti per la riunione di stasera. Buongiorno, Dorina. Ma che c'è, burrasca? Dorina, dite la verità. Il vostro aspetto sconvolto mi autorizza le diagnosi più disparate. Seccatore, sono affari privati. Privatissimi. E tu, come veterinario, non hai diritto a fare delle diagnosi su Dorina.
Ma la riunione di questa sera che cos'è? Si riunisce il comitato per la recita della nostra rivista. Sicuro, studente Sartine. E tira, 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 la veletta, tira, 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 più non tiro. Io! Ma scalcione, ma sono schifo. Oh, ci vai alla riunione stasera? Se no non ti faccio il costume per la recita. Ma certo che ci vado. E non andrai al Carignano? Ma se non me ne ricordavo nemmeno più. Prometti. Lo giuro. Ehi, voi, siete tutti testimoni. Mi ha promesso di non andare a teatro. E perché questo veto? Lo sappiamo noi e basta. Sì, ma ora vai di là, Dorin. Potrebbe venire la mamma. Vado. E noi? Neppure un saluto. Buonasera. Buonasera. Dorina. Eh? E prega il Dio che non mi faccia crescere il bitorzolo sul naso, eh? Se mi tradisci, sì. E stasera invece andrò a teatro. È il giuramento? Ma con le donne non conta. Sto per avere un'avventura. Ma a che ti piglia? Parla, racconta. Mistero. Mistero celeste e profondo. Figuratevi che mi ha dato un appuntamento al Carignano. Senti a me, fanne a meno. Su, su, presto che mi devo mettere in pompa magna. Leone, prendimi i calzoni, sono nel terzo cassetto. Sì. Tu dino la camicia, mettimela sul letto. Sì, vabbè, sì. Un'avventura elegante, eh? Il fior fiore, la crema, figurati che devo andare in poltrona. Noi verremo in loggione. Ecco. Vedrete com'è carina. Sì. Davvero? Io non vi dico niente, vedrete, vedrete. Leone, la spazzola per le scarpe. Eccomi. È un'apparizione, una voce che dà i brividi. E speri. Leone, questa spazzola per le scarpe. Sì, te la trovo subito. Ah, che donna. La vera avventura da romanzo. Quella che abbiamo sognato mille volte. Leone, Leone, dammi la spazzola delle scarpe, sono quasi le 8. Eccola qua la spazzola. Una donna elegante, di quelle che passano superbe, in carrozza. Ma se ce l'hai tu la spazzola. E allora puliscimele tu che mi sporco le mani. Di quelle che ci hanno fatto desiderare la ricchezza, sognare la celebrità. Ah, questa è la vita. Thank you.
Elena, Nuccia, cosa ti farebbe piacere? No, non ho voglia di niente. Ma cos'hai stasera? Niente, l'avevo detto che non volevo venire al cambio. Oh, guarda, sta entrando la storchio. L'avevo detto che non c'è. Ma se l'ha detto forte al vento che sarebbero venuti qui. Senti, facciamo così. Aspettiamoli fuori. C'è la musica e io non spendo nulla. Avanti, andiamo, sono tutti. No, ti è passata, Lucia? Caro, a vedermi mangiare mi è venuto appetito. Assaggerei un po' d'aragosta. Gustavo, Gustavo, una bella aragosta. 0,50, 0,50, insalata verde. Eccoci, due insalate verdi. Ma sei matto, insalata verde. A me piace. Gustavo, Gustavo, una bella aragosta. Ma che, ma sei impazzito? Mi vuoi rovinare? Ma ti rovinerò, ti renderò tutto col vaglia di papà. Aragosta. A proposito, è da bere? Lascia stare. Ma cos'hai, Nuccia, stasera? Un po' di emicrania. Fa molto caldo. Andiamo. Restate, restate. Caro. Sogni dorati. Grazie. Voi cosa fate qui? Io niente, niente. E allora andate, andate. Sì, signore. Oramai. Saprò metterti a tacere.
arrotiti da non contare. Se il pomolo paride a me non dà, se il pomolo paride a me non dà, a me non dà. Io sono venere, figlia del mare. O non darla? Darla o non darla? Ecco il problema. E se darla, a chi darla? A me la mela, la mela, a me! Pippo, dammi la mela! Pippo, dammi la mela! Dammi la mela, Pippo! Pippo, dammi la mela! Dammi la mela, Pippo! Pippo, dammi la mela! Dammi la mela, Pippo! Signore e signori, la scelta di Paride è un omaggio degli studenti alla bellezza impareggiabile delle donne di Torino. Da che l'Olimpo è caduto, e certo anche da prima, le donne di Torino vincono in bellezza tutte le dee. Magnifico spettacolo, tanto di gusto. E il caratterista dov'è? Paride? Voglio ringraziarlo anche a nome della signora. Ecco Cerutti, ecco invece no. Oh, Cerutti, perché per la musica? Certo, canta sì. Dove ti abbiamo sentito? Confessa, sei stato studente anche tu. Ehi, tanto tempo fa, troppo. Sei fuori corso, ma ci diamo lo stesso da bene. Ti ricordi quando mi hai abbandonata con due parole? A casa mia non è più possibile. Verrò da te. Vuoi? Ma... sì. Come? Per me se non vuoi. Ma no, ma cosa dici? Certo, sì. Mario! Mario, vieni! Scusa. Domani da te, verso le 4. Sì, sì, sì. Oh, grazie, viva! E sempre sia lodato quel pezzo che ha pagato. E sempre sia lodato quel pezzo che pagò. Nuccia! Nuccia, dove sei? Signora, ve lo lasciamo libero. Ha pagato il riscatto. Salgo la bellezza! Grazie di averci invitato! Buonanotte, cari! Grazie!
così male questo bel costume? Ci hai lavorato tanto e la seta è buona. Passata la festa. E poi, se il signor Mario ci tiene, ha tanto posto in camera sua. Sono stato io a portarlo di qua. Oggi arrivano i genitori del signor Mario. Non so se gli fa piacere che vedano questa roba. Ah, arrivano proprio oggi? Sì, sì, ha ricevuto la lettera questa mattina. E tu esci? Non li saluti nemmeno? Devo andare a ritirare la pensione. D'altronde il signor Mario mi ha detto che devono parlare di affari. Beh, mamma, se devi andare non fare tardi, eh? Giusto. Il libretto ce l'ho. Ciao, eh? Ciao, mammina. Adoratamente falso. Dorina. E se vuoi che mi spieghi meglio, ti dirò che se la mamma l'ha bevuto l'arrivo dei tuoi genitori. Io no, io no. Ma lo sai che sei un bel tipo? Sei tu che sei un bel tipo. Ho visto, sai, ieri sera. Ho visto tutta la tua mimica con quella donna, con quella scimmia. E il leone che le ha portato la mela. Bel mestiere. Ma vieni qua, Musetta. No, non mi vinci con le tue moine. Tutti questi fiori per la mamma e papà che vengono a parlare d'affari. Ma di, mi credi proprio cieca? Stupida? Ma ti credo tanto carina e ti voglio tutto il bene possibile. Bugiardo, perché sono tutti questi fiori? Vuoi proprio sapere la verità? Sentiamo. E non parlerai con nessuno? Prometto. Ecco, qui deve venire una signora. Mario! Ma non spaventarti, non viene per me, viene per Leone. Hai visto ieri sera? A noi sembrava ridicolo, invece a lei è piaciuto, pare che sia riuscito, sai, le donne. Ma tu che c'entri? E c'entro, c'entro, la sua camera non è abbastanza elegante. Poi non ha l'entrata libera e allora mi ha pregato e sta pregato di prestargli la mia. E tu, da generoso amico, hai acconsentito. Avventure, signor Leone, sempre avventure. Mm-hmm. Servito, piccolo spazzola. State tranquillo, non pungerete. È bionda o bruna? Non posso parlare, si tratta di una dama. Ah. Di un'eccelsa dama. Complimenti, signor Leone. Grazie, grazie. Sono piccolo. Grazie, signor Leone. Arrivederci. Auguri. Sei contenta ora? Sei sicura che non ti tradisco? Ma, voi uomini siete tutti Giuda. Anche quando baciate tradite. Ma ci sono delle eccezioni, non mi credi? Vorrei crederti, per mettermi il cuore in pace. Ma sento qualche cosa dentro di me che mi dice di no. Leone. Bravo, Leone. Che puntualità. Capirai oggi. Buongiorno, Dorina. Buongiorno. Buongiorno, signor Leone. Buongiorno. Di buon umore, eh? Molto, sto per toccare il cielo. Siete quasi bello oggi. Quasi, senza quasi. A me gli occhi. Là.
Che gusto. Io sono fatto così. Già lui, ho bello o niente. Cosa vi succede? Mistero. Mistero. Quanti fiori. Ah, bene, bene, mi va. Quanto ti devo? 10 lire. 10 lire. 10 miserabili lire. Ah, ma allora è proprio vero che siete voi, Leone. Che cosa? Che ha aspettato una signora qui. Come, Mario? Hai tradito il segreto. Perché? Non ti arrabbiate, sono la vostra amica, non parlerò. Sono cose delicate. Nessuno saprà nulla. Speriamo. Ora però, amici, lasciatemi. Ce ne andiamo, ce ne andiamo. Che impazienza, eh? Ah, no, tu rimani. Mi devi aiutare a disporre i fiori e a creare un po' di atmosfera. Se volete vi aiuto io. Oh, no, Dorina, no. Sarebbe indelicato da parte mia. Ad ogni modo, grazie lo stesso. Visto che mi avete convinta, quasi convinta, andrò al lavoro. Ciao, Dorina. Ciao, Dorina. Signor Leone. Buongiorno. Ciao, Dori. Però mi dispiace, sai? Povera Dorina, è tanto graziosa e ti vuol tanto bene. Ma non fare il moralista, Leone. Ridammi le 10 lire. E vuoi proprio? Sì. Se rimaneva ancora qui, glielo dicevo, questo infame ti tradisce. Ma non capisci niente, sai? Dorina è l'amore candido, delizioso. Elena è la novità, il lusso che io ho conquistato. E fra un'ora sarà qui, capisci? Sarà qui. Buongiorno, Tota Dorin. Buongiorno. Cosa c'è di nuovo? Guardatemi un po' questo tacco, signor Marco. È un po' smangiato, roba da niente. Se me lo lasciate stasera, domani mattina ve lo do aggiustato. No. Fatemelo subito, per piacere. Ho paura di prendermi una storta. Dica quello che vuole, deve essere Mario ad andare dal rettore. E lui o noi lui, presidente del circolo universitario? Se vuole il Cadraghin, si prende anche le grane. Ma siete sicuri di trovarlo in casa? E dove vuoi che sia? L'abbiamo cercato anche al caffè? Vada, ti sveglierai con la mare in gola. Possedere una donna ricca per noi è come prendere un narcotico, è come fumare dell'oppio. E io lo so perché anch'io ho provato. Ma smettila, Leone. E lei? No, non può essere, deve venire alle 4. Poi deve trovare la porta socchiusa. Accidenti, e chi sarà? Voi. Ma si può sapere cosa volete? Ma che cosa vogliamo? Togli direi vieni. Un momento. Siamo venuti per una cosa seria, Mario. Senti, Mario, spiegaglielo tu, Ernesto. È per la faccenda di quel lampadario che ho fracassato l'altro giorno nell'aula magna con quella maledetta bastonata. Il professor Ghironi mi ha visto e ha fatto rapporto. E oggi alle 5 si riunisce il consiglio accademico per espellermi dall'università. Sarebbe una rovina per me. Sì, ma c'è ancora una speranza, perché il rettore consente a riceverci alle 4. Tra mezz'ora. Come presidente, il comitato ha creduto bene di delegare te. Ah, sì, eh? Ma scusate, perché non ci andate voi? E state zitto, chi ha chiesto il vostro parere? Sentite, ma io... Non c'è ma che tenga. Su, Mario, non fare storie, vieni con noi. E aspettate un momento. Tutto è combinato, tutto va benissimo, ma c'è una piccola difficoltà. Mi lasciate parlare. Una piccolissima difficoltà. Ed è che io non andrò. Non andrai? Ma allora io? E tu sbrigatela con loro, siete in tanti. Ma come? Ma io contavo su di te. Ma scusa, il presidente sei tu, hai il dovere di aiutarlo. Sarà, ma non ci vado. Non ci vado perché non voglio, perché non me ne importa niente della presidenza e perché non posso. E se volete saperlo, perché aspetto gente. Aspettiamo gente. Già, si capisce. Quando si infiora così la camera, si aspetta certa gente. E tu per una donna vado degli amici. Oh, insomma, mi avete seccato, arrivederci. Però piantarmi in questo momento, da te non me l'aspettavo. E da me. Perdonami, ma io oggi non posso. Dio, quanti fiori, di qua, di là, dappertutto. Oh, guarda che bellezza. Volete una rosa, è Mario che ho. Lasciate stare i miei fiori e filate. Ehi, lasciate subito i miei fiori. Ma neanche per sogno, Mario mi deve 5. Ma questa creatura, o ci rinfacciate. Non ne toccate più uno, guai. Oh, tenetevelo. Fraschetta. Fraschetta, me? Sì, fraschetta. Hai sentito, mi ha chiamato fraschetta. Veterinario. E finitela. Altro aspetti una donna, eh? Presenterai. Giusto. Infami, lasciate subito i fiori. Lasciate i fiori. Andate avanti, finite la finestra, la metto dentro dalla finestra. Oh, attento! Uscite! Uscite, mascalzone! Uscite! E lasciatemi! Con voi non c'è niente da fare, andiamo! Re
Reggilume! Avanti da scatola di fiammiferi! Che disastro! Che disastro! Va bene? Benissimo, grazie. E fino alla partenza! Buongiorno, signor Marco. C'è lei a Tatadorina. Regoleremo poi, sì, eh? Sì, con comodo. Leone! Leone, che è successo? Niente. È su che, se vedesti, un disastro. Sono venuti quegli energumeni, ma Mario li ha portati via per non avere la peggio. Ma voi, quella signora, perché non l'avete aspettata? Eh già, perché io ho paura. Ah, bravo Leone! Sì, paura, non oso. Non oso di ricevere una dama in mezzo a quel terremoto. Ecco. E come fate allora? Che mi importa, peggio per Mario. Come peggio per Mario? Sì, volevo dire, peggio per Mario perché ha tutta la camera in disordine e allora peggio per Mario. Parliamoci da buoni amici, signor Leone. Dorina. Direte che sono curiosa, ma raccontatemi la vostra avventura. No, io ho il pudore di certe confidenze. Leone, perché volete mentirmi anche voi? So che quello che Mario mi ha detto non è vero. Ho finto di credere, ma dopo l'avrei graffiato. Volete che graffi anche voi? No, per carità, e che c'entro io? Leone, ditemi, perché mi tradisce? La varietà, bambina mia, la varietà, l'avventura galante. Ma io ne morirò. Aiutatemi. E che posso fare? Siate buono. Che idiota quel Mario. Vi vorrò tanto bene. La galera si merita. Allora, voi andrete da lui e gli impedirete di tornare. Cosa? Non facciamo scherzi. Ma sì, gli direte che un cameriere ha portato un contrordine. E poi? E poi niente, ci penserò io. Non farò scandali. Cosa mi volete far fare? Una buona azione. Vi darò un bacio se mi aiutate. No, non mi faccio pagare io. Lo faccio per generosità. Bene, allora andate, che è tardi. Sì. Grazie, Leone. Dorina. Cosa c'è adesso? Me lo date quel bacio? Ma se non lo volevate. Ma così, tanto per... come un fratello. Oddio, non ci vedo più. Che idiota quel Mario. Che idiota. Ma io no. Lo so. Voi signora non cercavate di me. Ma fa lo stesso. Come? Oh, non vi confondete. Mario non c'è. Allora aprite. E permettete che io... No, perdonatemi. Ma questa porta rimarrà ancora chiusa. Prima devo parlarvi. Accomodatevi. Ma non vedo cosa possiate dirmi. Oh, ve lo dico subito. Sentite signora. Io voglio bene a Mario. Sono 2 anni che è il mio innamorato. Ora, per voi non mi vuole più bene. Guardate quanti fiori. Per me non ha mai speso più di 4 soldi di violetta. Per voi, invece, si sarà certamente fatto prestare del denaro. Io, almeno, debiti, non gliele facevo fare. Torno a pregarvi di lasciarmi andare via. No! Volete bene a Mario, voi.
Lui certo ve ne vorrà. Siete così bella, così ben vestita, profumata. A lui piacciono tanti profumi. Io compravo lire ostone 25 la boccetta, ma ci vuole altro. Non posso combattere con voi. Combattere? No, signora, non sorridete. Datemi retta. Mario non fa per voi. Rimarreste delusa. Delusa? E perché? Perché voi vivete nel lusso. Mario non è un signore. E con questo? Non fa per voi, credetemi. I vestiti sono abbastanza eleganti, ma il resto... Ne sappiamo qualcosa io e la mamma che dobbiamo continuamente rattoppare tutto. Figuratevi che porta le calze con la soletta bianca. Le mutande di seta non ne ha, eh. E le maglie poi, spesso un dito. E di un colore senza colore. Volete vederle? Ah, no, no, no. Non occorre. Ecco, lo so. Queste cose voi non le dovete vedere. Lasciatela a me, mio Mario. A me piace così, perché gli voglio bene. Perché da 2 anni sono abituata a vederlo, a raccontargli la mia giornata. Gli voglio bene perché tutte le mie amiche hanno un innamorato. Così, ne ho uno anch'io. Adesso che fate? Piangete. Su, via. Ve lo lascerò tutto per voi. Andate. Lo aspetto e glielo dico. Va bene così. Ah no, questo no. Se Mario vi vede, è finita. Voi dovete promettermi di non rivederlo più. Questo è un po' troppo, no? Come non promettete? Io vi ho supplicato e voi non avete pietà. Volete che diventi cattiva? Badate, eh? Badate. Delle minacce. Lasciatemi uscire. No, non aprirò. Sono io che comando. Voi volete prendermi Mario? Ma io, il mio amore, saprò difenderlo anche a pugni se occorre. Sì, anche a pugni. Il vostro non è che un capriccio. La mia invece è un'adorazione. In voi non c'è che curiosità, è vizio. Sì, vizio, signorina. Ernesto, sei riammesso, Mario ha vinto, vittoria! Grazie Mario! 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 Ti sono riconoscente! Mario! Mario, senti! Mario, lascia! Va bene! Mario, Dorina sa tutto! E chi gliel'ha detto? Era in casa, mi ha visto, e allora? Tu allora? No, io no! Cretino! No, ma senti, Mario! Mario, ma io! Mario, ascolta! Ma perché? Perché non volete? Voi non siete cattiva, signora. Vero che me lo lascerete? Lo ami dunque tanto, quel ragazzaccio? Come amerei voi in questo momento se mi promettessi di andarvene, di non rivederlo mai più? Non voglio farti soffrire. E ve ne andrete proprio via? Non verrete più qui? Me lo giurate? Ma sì, Monella. Oh, signora, io che vi ho detto tante brutte cose, perdonatemi. Erano tutti per voi. Prendetene uno e conservatelo. Addio, piccola. Sentirete che demonio, sembra una belva, sa tutto. Io che infame carattere. Ah, siete qui. Bravi. Dunque non sono più padrone in casa mia di ricevere chi voglio. Dunque si mettono alla porta le persone che mi vengano a trovare. Parli con me? Sì, parlo con te, proprio con te. Cosa hai fatto? Ti proibisco di mischiarti nei miei affari, hai capito? Perché sono stufo, stufo, stufo. Ah, la pigli su questo tono. E io che ti aspettavo così felice, sperando che avresti finito col capire. Perché ciò che ho fatto, l'ho fatto perché ti amo, sai. No, perché ti amavo. Ora non ti amo più. E sono anch'io stufa, stufa e stufa. Ma non capisci la figura che mi hai fatto fare, testona. Ma via, andiamo, finiscila, non trattarla così. Tu sta zitto, eh. Sta zitto perché la colpa è tutta tua, tua. Sì, tua, idiota, che non sai altro.
bada come parli, sai. Perché io non sono mica Dorina. Te la prendi con questa povera ragazza perché hai il torto di volerti bene. Smettila, Leone, smettila. Sì, torto marcio. E diventi villano anche. Smettila, ti scaravento fuori dalla porta. A chi scaraventi? Signor Leone. A chi scaraventi? A te. Non urlare. Sembra che sia successo il finimondo. È successo che tu sei un imbecille e Dorina una chiacchierona. È successo che me ne vado. Ecco cosa è successo. Mario, ti prego. E tu non mi seccare. Tra un'ora manderò un facchino a prendere la mia roba. Ecco cosa è successo. Non fare il matto. Mario. Calmatevi, Dorina. E tu dovresti vergognarti di far tutta questa commedia per quella... Hai detto? Vergognati. Io vergognarmi. Sì, sì. Voi ve ne pentirete. Andiamo. E lasciami andare, cretino. E alziamo tutti quanti. Farò vedere io se è una commedia. Mario. Giorni che ti cerco per avere questa bella accoglienza. Però ce n'è voluto per pescarti qui. E di, Mario, sei arrabbiato con me? Beh, avresti ragione, sono stato una gran bestia. Ma lascia andare. E di, non l'hai più vista quella signora? No, mai più vista. Finito? Per forza. I primi giorni l'ho cercata. Non mi ha ricevuto. Poi una sera l'ho vista da Baratti. Ha finto di non riconoscermi. In fondo ci voleva anche l'avventura elegante. Però sono contento di chiudere così i miei anni di università. Sì. E ora lasciami studiare. Che violino. Ma non tutti hanno delle famiglie che li mantengono per degli anni a fare gli studenti fuori corso. E con questo arrivederci. Beh, ciao. E Dorina? E che ne so io? Sai, non l'ho vista. Povera bambina. Beh, vuoi lasciarmi studiare? Studia. E chi te lo impedisce? Il professor Breuer dell'Università di Vienna ha descritto alcuni casi di traumi psichici. Il professor Breuer dell'Università di Vienna ha descritto. Dorina, la scatola dei fiori d'arancio, per favore. Allegra, Dorina. È già il secondo vestito da sposo in pochi mesi. Vedrai, quest'anno ci sposeremo anche noi. Sì, il giorno che nevica rosso. Dorina, l'ho visto, sai. Passava ieri mattina per via Po. Mi sembrava molto giù. Sapessi quanto me ne importa. Guarda, questa costura non va. È sempre solo. Non va più al caffè, non vede gli amici. Me l'ha detto Carlo. Già, perché ha altro da fare. Ti sbaglio. E tu lo sai. Perché non fate la pace? No, è stato troppo cattivo. Ma tu li vuoi ancora bene? Senti, vuoi farmi un piacere? Non parlarmene più. Ragazze, mezzogiorno. Andiamo, Dorina. No, devo finire queste cose. Tutti i giorni qualche cosa da fare da un po' di tempo in qua. Arrivederci. Ciao. Thank you.
Com'è che non arriva stamattina? Vale qui a momenti. L'ho già vista la svolta dei tornetti. Basta che il mio ragazzo non abbia mandato un telegramma. Il telegrafo è la posta dell'avvenire. Chi sarà, signor dottore? Non mi telegramma, mi fanno venire un batticuore. Ma là, che adesso il batticuore te lo curerà tuo figlio. Oh, oh. Scusate, dottore. Ma ah, eccola che arriva. Eccola, scrittura da medico. Un momento, vado a collarla e ve la do subito. Aspettate, vi do la busta e bollate la busta. Va bene. Cara mamma e caro papà, nuntio vobis gaudium magnum, latino, latinorum. Il consiglio di facoltà mi ha fissato il gran giorno 6 luglio. Vi aspetto, sono certo che le preghiere della mamma. Candidato Mario Salviati. Candidato Mario Salviati. Silenzio, prego. Il candidato può accomodarsi. Do la parola al chiarissimo professor De Rossi. Egregio candidato, vi ho letto con molto interesse la vostra dissertazione sulla sutura del cuore nella teoria e nella pratica. La tesi è senza dubbio ardita, per quanto corredata da una casistica attenta e molto diligente. E contiene anche osservazioni che sono veramente degne di nota. Però, se gli illustri colleghi me lo permettono... Scusate, io... professore, Mangiarotti! Silenzio in cortile! Io so perché... A San Giorgio, Chi è deciso? Ma dove lo facciamo questo prato? Ecco, sì, a San Giorgio, sì, 2.50. Oh, senti, vuole specularci sopra. Ehi, ragazzi, silenzio! Il preside ha detto che mi sospende tutto. Oh, sì, va fresco il preside, io provo il pagiano, Si paga anticipato. Ma tu sì, stai fresco. E chi non ha pagato non mangia. No, senti, no, senti, io adesso per esempio non dico. Un momento, ragazzi. Che momento? Continua tu, torno subito. Nino, me li hai fatti i versi per l'inno del laureato? Li ho già in testa. Scriviamoli subito. Stretti stretti sotto il braccio d'una piccola sdegnosa, trecce bionde, labbra rosa, occhi azzurri come il mare. Ricordate in primavera, nei crepuscoli vermigli, tra le verdi ombre dei tigli, i fantastici vagar. Egregio candidato, il vostro esame è stato approvato con punti 90 su 110. Con l'autorità che m'è conferita, io vi proclamo e nomino dottore in medicina e chirurgia. Bravo, bravo, Mario, bravissimo Mario, bravo, proprio bravo, sei stato. Hai sentito, eh? Sì. Emma, aspettami che ti accompagni. Lasciami, ho fretta. Dorina, sei arrivata in tempo. Il tuo Mario è dottore. Peccato che non ci sei voluta venire anche tu. Ha fatto così bene, gli hanno perfino battuto le mani. E ti ha vista, gli hai parlato. Ma cosa gli importava di me? Sei tu che devi andare a fare i complimenti. Oh, io. Ma si capisce. Figurati, non si ricorderà nemmeno del mio nome. Ma non dire sciocchezze. Ora ti accompagno io. No, no, non ci vado. Ho paura. Ma allora perché gli hai finito il portafoglio? Non oso, non oso. Non ce n'avreste uno che fosse d'oro lo stesso, ma con minuti secondi. Certamente. Perché mio figlio deve contare il polso. Lui è dottore. Ha preso la laurea questa mattina. E che esamone! Dovevate sentirlo. 90 su 110. Congratulazioni. Allora, per medico, questo oppure questo. Ha anche il cronografo. E poi... No, Leone, i colletti. No,
Metti dentro anche questi. Non volevi venderli? Preferisco portarli con me. Mi ricorderanno la mia vita di studente quando sarò lassù tra i monti. Diventi sentimentale. Guardate quanti segni. Sono di Dorina. Quando studiavo tenendola sulle mie ginocchia. Cosa bella e mortal passa e non dura. E tu, Leone, quando parti? Domattina alle 9, le mie valigie sono già pronte. Tutto pronto. Valigie aperte, abiti in aria, aspetto da moribondi. Miserere nobis. Oremus. però, Mario, ne abbiamo fatte delle pazzie, eh? Delle... Mario? Un po' d'amore, un po' di gioia e un po' di malinconia. Qualche bocciatura e molti accidenti ai professori. Oh, molti. La nostra giovinezza. Di, quante avventure hai avuto tu? Due di quelle che lasciano una traccia. Dorina ed Elena. Dorina l'amore. Tutto l'amore. Com'era cara. Elena la febbre. Il sogno del lusso. E tu? Oh, io, Emma, e due o tre di passaggio che non contano. E tu, Leone? Io? Nessuna. Cosa hai detto? Nessuna. Tanto che vale. Oramai posso ben dirlo. Nessuna. E allora l'impermeabile? Le cravatte che hai comprato. Gli occhiali con la stanghetta d'oro. Commedia. Tutta commedia per farvi credere alle mie conquiste. Oh, povero Leone. Ahimè. Amico mio. Sono triste. Molto triste. Ma ragazzi, stiamo allegri. Stasera c'è ancora il pranzo di laurea. Sarà il canto del cigno. È il canto. Sarà il canto della cornacchia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E perché sei laureato che ti credi in diritto di non venirvi più a prendere? Permetterai che io sia venuto a salutare loro? Beh, per questa volta. Signor Mario. C'è una persona sulle scale che vorrebbe parlarvi. Una persona? Sì. E chi è? Non indovinate? No. Sì, Dorina. Dorina. Oh, cara. Signor dottore. Dorina, sei tu. Sono venuta a portarle. Come? Mi dai del voi? Dori, piccola mia. Vieni, cara. Ti aspettavo, sai. Come sei stata buona. Ti aspettavo, piccola mia. Dorina, e noi chi siamo? Ah, buongiorno, signor Leone. Buongiorno. Come state? Carlo, come va? Bene, Dorina, bene. Da morituri. Vieni, Dori, vieni. E ora posso andar via? Allora non ci vediamo più questa sera. Tanto tu per mia disgrazia sei qui a Torino. Ci vediamo domani, alla solita ora. Mi raccomando, non invecchiate e portate meno posticci. Signor Leone. Non osavo, sai. Non osavo. Ma perché? E poi quando ho saputo che partivi... Non ho resistito più. Lascia che ti guardi. Sei sempre la stessa. Sempre il mio musetto caro. Oh, io sono disperata. Addirittura. Vai via. E pensare che avremmo potuto essere felici per altri due mesi. Invece. Due mesi che non ti parlavo. Mi sentivo così infelice. Tutti i giorni andavo sotto i portici dove c'è il quadro dei laureanti e fissavo la tua fotografia. E ora te ne vai. E anche la tua fotografia la toglieranno presto di là. E io come farò? Oi, 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 c'è un grosso guaio. Che c'è? Mario, Mario, la tua mamma e tuo papà per le scale. Adesso cosa faccio? Dove vado? E dove volete andare? Rimanete qui, non vi mangeranno mica. Una frottola, presto, andiamo. Mario! Manuela! Avete fatto buona passeggiata? Buonissima, sì. È così bella Torino, figlio mio. Signor dottore, deve dire, dottore. Conoscete Carlo, l'avvocato? Che bravo! Anche voi avete preso la laurea. Complimenti. Chi è quella signorina? Già. È una mia collega. Già, una compagna di studi. Come, come?
Anche le donne diventano medici. Sì, in ostetricia. Hai sentito, Antonio? Dio, che tempi, che tempi. Signorina, la mia mamma e il mio papà. Fortunato veramente per il piacere di conoscere una così ardita e studiosa. Proprio piacere. Mio figlio ci scriveva di voi. Ah, sì? Sicuro, sempre. Anch'io felice, proprio felice. Voi almeno mi potete parlare di Mario, dei suoi studi. Dite, è bravo, eh? Sì. Parla, per carità. Tanto bravo. Un vero bravo, ecco. E allora, già che siamo in famiglia, prendi Mario. Dottore. Sono 6 anni che muoio dalla voglia di chiamarti dottore. 6 anni che lascio il paese solo con tua madre. Pensavo a questo momento che non arrivava mai. Avevo paura di morire e di non vederti, Laura. Ma cosa dici, papà? Papà. Dottore, che parola piena. Grazie, papà. Scusate, ma sono cose che commuovono un pochino. Piangi, sciocca. Bisogna ridere. Tutti al paese ti aspettano. Tua cugina ti ha preparato un portafoglio ricamato. È bello, uno splendore. Mario, ti ho portato gli amaretti che ti piacciono tanto. Dov'è la mia valigia? È là, non vedi? Come sono felice. Beh, ti lascio con loro. Dorina, questa sera durante il pranzo di laurea riuscirò a scappare. Mario. Al Valentino, alla nostra solita panchina. Di, è maschio o femmina? Se non lo sai tu che sei veterinario. E loro? Li saluto io per te. Silenzio, ragazzi! E adesso giuriamo! Tutti qui per i 25 anni di laurea! Voglia chi manca! Voglia! L'anima studentesca non può morire! E mai deve morire! E sei giocondità! E con la giocondità, la giovinezza! E con la giovinezza, la speranza! Stretti, stretti sotto il braccio! Perché vai via? Perché è così. Perché i miei sono vecchi, hanno speso tanto per farmi studiare e ora bisogna che li aiuti. Non andar via, Mario, non andar via. Ti voglio tanto bene. No, sai, sembra di volerci bene. Ma poi passerà, dimenticherai. Sarai felice, sposerai un bravo giovane. No. Che ti vorrà tanto bene quanto te ne ho voluto io. Chissà, fra qualche anno ci incontreremo, tu sarai mamma e forse non mi riconoscerai neppure. Non dir questo, Mario, non lo dire. E perché, Dorina? Non voglio. Come farò io ora senza di te? Non vederti più davanti al laboratorio all'ora dell'uscita. Non avere a parlare di te con le mie compagne mentre lavoro. Oh, Mario, come farò? Come farò? Lo sai, Dorina, che io penserò sempre a te, sempre alla mia Dori. Di tutti i miei ricordi sarai il più caro. Non dimenticherò mai i nostri baci, le nostre passeggiate. Non piangere, bambina. Bambina, non piangere. Io ti ricorderò al mattino svegliandomi. Mi parrà di vederti comparire alla porta a dirmi buongiorno, amore. Giorno. Ma tu non verrai. Non piangere. Chissà che un giorno non torni, eh? Vuoi che ritorni? Vuoi? Ritornerò. No, non lo dire. Tanto lo so che non è vero. Tu sei di un'altra condizione. Io non sono che una povera sottina. Ma no, sciocchina, ma perché dici queste cose? Che differenza c'è? Credi che non le capisca io queste cose?
Le comprendiamo noi tutte quando diventiamo le vostre innamorate. Però è triste. Oh, sciocchina, asciuga questi occhioni belli. Ci scriveremo, mi scriverai. È vero che mi scriverai? Oh, sì. Chissà quanti errori farò nello scriverti. Ma cosa... Vorrei darti una cosa, una piccola cosa, sai, che ti avevo promesso allora. Che cosa? Non sarà bello come quello di tua cugina. Il portafoglio, col tuo nome. Dori. L'ho richiamato io. E tu lo porterai. Sì, mia piccola cara. Sempre. Addio, Mario. Fa buon viaggio. Addio, Dori. Addio, amore. Oh, scrivimi. Ritornerò. Sì. Ritornerò. Addio, gioia. Addio, amore. Addio.